Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, altezze, buroni delle vite umane, molto spesso sono vicino l'uno all'altro. Tutti noi sappiamo dalla propria esperienza come il successo a qualcuno si è trasformato molto presto in fallimento. Era famoso tra la gente e l'hanno dimenticato. È un successo veloce e finito con un fallimento veloce. La vita afferma la parola del poeta: in questo mondo l'unica cosa costante è il cambiamento. Veramente in questa nostra vita insolida, non costante, l'unica cosa certa è che tutto è incerto, nulla prevedibile. E questo vale anche per l'opera di Dio in tutta la Bibbia. Dio è sempre diverso, più grande di ogni immaginazione che gli uomini hanno creato su di Lui. Soprattutto questo vale per il modo della sua venuta in Gesù Cristo. Possiamo dire: Dio ha compiuto le promesse antiche per quanto riguarda la venuta di Messia, ma ha superato tutto rispetto a ciò che i giudei aspettavano e come Gesù è venuto sulla terra. E proprio questo era il grande problema di Giovanni il Battista. Come collegare ciò che abbiamo sentito settimana scorsa, cioè sulla grandezza di Giovanni, con il suo destino nel carcere di Erode, che vediamo nel Vangelo d'oggi? Domenica scorsa abbiamo conosciuto Giovanni al culmine della sua gloria,
come lui con la sua parola forte di profeta attira le folle che gli credono e accettano da lui il battesimo in tutta l'umiltà. E Gesù stesso testimonia, come abbiamo sentito, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Oggi lo vediamo misero, impotente, nelle tenebre del carcere di Erode. La sua parola forte è sostituita dal silenzio. E tutto questo appesantito dal dubbio di Giovanni, nel quale si domanda, ma forse mi sono ingannato in tutto. A Giovanni è successa la cosa peggiore che l'uomo può sperimentare. In un momento comincia a dubitare nei propri ideali e convinzioni. Come comprendere altrimenti la sua domanda piena di dubbio, domanda rivolta ai suoi discepoli che ha mandato da Gesù, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Così domanda uno che testimoniava fino a poco fa, viene più forte di me e io non gli sono degno di slegare i sandali. Perché è pieno di dubbi adesso Giovanni? Perché è incerto? Giovanni è l'uomo dell'Antico Testamento. E valori importanti erano giustizia e ascesi. Lui è convinto che Messia sarà giusto e severo, che una volta per sempre risolverà il problema del peccato e dei peccatori. Di questo testimoniano molto bene quelle due immagini dell'ultimo giudizio che dominano nella sua predicazione. Lui dividerà il grano dalla pula e la pula sarà bruciata nell'inferno. Il grano sarà conservato. Giovanni parla della scure messa già alle radici dell'albero che non dà frutto, e questo è il popolo prescelto di Dio che ha tradito Dio. Dopo questo giudizio giusto avverrà il regno di Dio nel quale ci saranno solo i giusti. Queste erano le aspettative di Giovanni. Questa era la sua immagine di Gesù. Ma Gesù viene diverso. Diverso dalle aspettative di Giovanni e dei giudei. Lui non mostra forza, potenza, non minaccia con il giudizio, ma parla della misericordia di Dio, della bontà, e invita ogni uomo di sfruttare l'occasione per convertirsi. Giovanni è confuso proprio con questo. Quest'opera di Dio esce dalle sue cornici, è un Dio che confonde. Qui si scopre, fratelli e sorelle, come Giovanni è soltanto l'uomo, con i suoi limiti umani. Ma questo non dà fastidio a Dio. Lui ha bisogno degli uomini così come sono. Giovanni ha preannunciato un Dio che non ha compreso nemmeno lui stesso. Dio ha un'opera che non è prevedibile dall'uomo, e questo non sarebbe un Dio se fosse prevedibile, ma sarebbe una creazione dell'uomo. Proprio per questo Gesù non risponde direttamente alla domanda di Giovanni, ma ricorda come Dio opera potente in lui, come guarisce, riconcilia, dicendo alla fine di tutti: beato colui che non si scandalizza di me. La difficoltà di Giovanni non è forse la difficoltà di tutti gli uomini,
le persone che rifiutano come accettare Dio che permette il successo alle persone che non lo meritano. Ci domandiamo, ma che immagine di Dio hanno questi uomini? Per loro dovrebbe essere, Dio dovrebbe essere dovrebbe essere un Dio conosciuto, ma Dio non possiamo conoscere fino in fondo. Non raddrizzare la via di Dio, ma segui la via di Dio. Questo dovremmo fare. Invece che di darti fastidio, che Dio è misericordioso immensamente e perdona a tutti, anche tu sii misericordioso e perdona a tutti. Invece di perdere i nervi per la pazienza che Dio ha con i peccatori, e tutto questo darà la benedizione a te e a tutti gli uomini. Questo è il senso della risposta di Gesù a Giovanni, soprattutto con la frase nella quale dice: beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Non l'hanno capito coloro che hanno verificato l'opera di Gesù da una certa distanza. Gesù è stato capito soltanto da coloro che hanno seguito le orme di Gesù e hanno cominciato a operare nel suo nome. Soltanto così è possibile avvicinare Dio ad ogni uomo, non soltanto parlando di Dio, ma vivendo come Dio ha voluto. Questo ci chiarisce una storia che desidero raccontare a voi. Gesù era deluso sulla sua chiesa e sui suoi membri e dice: 33 anni ho vissuto tra gli uomini e ho insegnato loro che è meglio fare la verità che parlare della verità, essere buono che parlare della bontà. E la mia chiesa, continua la storia, la mia chiesa discute e discute. Queste parole sono vuote e non possono esortare coloro che non mi conoscono. Perciò toglierò il dono della lingua a tutti i cristiani. E Gesù lo fece. Era inutile per il Papa tentare di parlare alla piazza San Pietro. I sacerdoti inutilmente cercavano di rivolgere la parola nella predica. I cori ecclesiali inutilmente tentavano di cantare qualche canto. Molti erano presi dal panico, erano confusi. Ma alcuni si sono ricordati, hanno pensato così: se non possiamo parlare, possiamo fare del bene. E hanno iniziato a fare così. Gli altri hanno cominciato a seguirli. E così nacque un nuovo movimento nella Chiesa. Termina questa bella storia. Questo è l'essenziale della risposta di Gesù a Giovanni. Ma la risposta di tutta la sua vita. Lui ha insegnato con pazienza, ha fatto del bene, ha chiesto a tutti di imitare e ha lasciato agli uomini di decidere cosa volevano. Non l'hanno accettato i farisei, ma l'hanno compreso i semplici che hanno avvicinato Gesù col cuore semplice e aperto. E li chiama beati, promette loro il regno dei cieli in questo tempo prenatalizio. Sia anche per noi l'esortazione, perché anche noi possiamo essere degni delle loro promesse. Amen.